Samuele Mugelli per forzasangio.it. Allora, Samu, sei uno dei riconfermati. Mi dicevi già in estate, se non mi arrivano proposte importanti dalla Lega Pro, io rimango a San Giovanni anche a dispetto della Serie D, e così è stato. Sì, sì, così è stato. Sono arrivate delle richieste sia dall'Eccellenza che dalla Serie D, ma sì, se non erano Serie D con piazza importante o Lega Pro, mi sarei mosso da San Giovanni per il bene che voglia la gente, che vogliono a me, ecco, e per la piazza e per la città. Senti, è ancora un po' davanti agli occhi di tutti il campionato scorso, inutile nasconderlo. A distanza ormai di qualche mese, ti sei chiesto un perché di questo declino, soprattutto che c'è stato nel corso del girone di ritorno? Cioè, parliamoci chiaro, dopo la partita famosa di San Donato, il giocattolo si è un po' rotto, no? Te che mi dici, insomma, ci avrai riflettuto sicuramente più del sottoscritto. Secondo me ci sono tante varianti. Se si parte dalla cosa di San Donato, dopo la partita di San Donato, secondo me c'è stato anche qualcosa a livello mentale della squadra, perché il nostro punto fermo era giocare a calcio, giocare bene la palla, arrivare davanti alla porta giocando a calcio con giocatori di altre categorie. E invece quando poi perdi quella fiducia che hai, perdendo una partita in quella maniera, poi cominci a trovare dei campi pesanti, non avevamo giocatori per quei campi lì, poi ci sono tante varianti. Magari se veniva fuori un pareggio tutto questo non sarebbe accaduto. Sì, e poi chi lo sa, c'è sfuggito tutto tra le mani, poi sembrava di aver ripreso un po' quota tramite i playoff, invece non ci si è fatta. Terracina obiettivamente in due partite ha dimostrato di valere la Serie D, non so sì, se... Secondo me sì, erano più organizzati di noi, una squadra tosta, vecchia come se era noi, se lo sono meritati, è una buona squadra, purtroppo è andata così. Senti, l'ultima cosa, che gruppo sta nascendo? Ormai è qualche giorno che siete tutti insieme. Che gruppo stai vedendo? Un gruppo sicuramente più giovane, sì, con questo non meno competitivo magari. No, è totalmente differente la squadra l'anno scorso. Ci sono tanti giovani, tanti ragazzi bravi che però vengono tra 97 e 93. Poi che c'entra, si è preso anche dei giocatori importanti, si è riconfermato Pippo De Gori, Romanelli, arriva un Ardone al centrocampo, sicuramente arriverà un difensore centrale, un portiere nuovo che è un vecchio, quindi è una squadra che negli 11 titolari mi sembra una squadra molto competitiva, e già dagli allenamenti vedo che è una squadra anche brava tecnicamente, quindi ci possiamo divertire.